Purtroppo sa che io sono un europeista Eh fossile, sì. uno degli ultimi rimasti, e quindi soffro particolarmente questa situazione, però non so, non è una domanda, è una considerazione Sì. abbastanza ovvia, nel senso che anche dal punto di vista della gestione complessiva della partita mi pare che l'Europa non ci sia stata e io che sono stato avversarissimo della Brexit, vedere certe immagini ieri mi facevano stare un po' male, ecco, insomma, Eh sì, i no, pub. nel senso che i pub riaperti Sì. e anche loro hanno un presidente, come dire, un leader del tutto discutibile dal mio punto di vista. Per cui capisci, la sua è una domanda molto sofferta per me, cioè la risposta è sofferta, la domanda è correttissima e No, lo forse qui, dico. anche in questo caso, forse bisognerebbe accelerare su alcuni processi che l'Europa continua a rinviare, no? Che sono quelli di un maggior coordinamento, di un'organizzazione più europea di quanto non sia. Sembra un paradosso, ma continuare a ragionare in modo provinciale con gli stati nazionali crea solo problemi, anche agli stessi nazionalisti, ipernazionalisti. Sì, no, no, perché noi da sempre parliamo della mancanza di una politica industriale in Italia, ma anche l'Europa da questo punto di vista non è che brilli particolarmente, considerando che l'Italia credo sia il primo hub farmaceutico dal punto di vista di produzione in Europa, poi c'è la Germania e poi abbiamo appaltato tutto al resto del mondo, pensate soltanto alle Però mascherine, ai Francia e dispositivi di Germania il loro protezione. vaccino ce l'avranno a Sì, adesso breve. ce l'avranno, però Noi insomma no. è una discussione che Questo è credo grave. riguarda l'Italia, Giorgetti mi pare, no? E in Sì, ma pressing questo con le andava aziende preparato prima. italiane, ma Quando riguarda l'Europa facevamo. in toto. Sì, però. Comunque, adesso senza,